abbiamo riparato gli vernici. Così non vi troverai più spazi per casa. Le mie statuine ne sono assetate. Ma scusa, non ho visto che stavi scrivendo. No, non preoccuparti, zio. Lo sai che quando mi immergo nei miei pensieri, nelle mie fantasie, potrebbe cadere anche la luna e non me ne accorgerei. È il tuo diario, eh? Ormai è diventato come una seconda pelle. Dai, non prendermi in giro. Da quando mamma e papà non ci sono più, scrivere le mie emozioni, le piccole e grandi cose della vita su queste pagine mi rinfranca. È uno stimolo sempre maggiore a ritrovare quella forza e quel coraggio che questa maledetta guerra si è assorbiti. Ma la guerra è finita, Sara, e la vita esplode di nuovo. Questa primavera ne è la prova qua. Tutto torna a fiorire, dalle viole al senso della nostra esistenza. Sì, forse hai ragione, zio. Le vedo, sai, le luci della città, la giardinetta affalata, il progresso che avanza. Oh, e quelle bellissime automobili. Che bello sarebbe poterci fare un giro. Il progresso, le automobili. In effetti abbiamo combattuto anche per questo, vero? Ma quella che chiamavamo libertà sembra aver subito una strana trasformazione. Zio, il tuo pessimismo sulla natura umana non accenna mai a diminuire. Io credo solo in ciò che vedo, Sara. L'odore della brace, di cui questi muri sono pregni. Il profumo del pane appena sfornato, le rondini che stanno tornando. Ma dobbiamo uscire da queste pareti. Là c'è un nuovo mondo. Non mi interessa, Sara. Il mio mondo è qui. Io ho formato il mio pensiero, io ho vissuto la mia vita e qui resterò. Ah, che testone che sei! Io domani prenderò la prima corriera e scenderò in città. La moda del vestire è cambiata, voglio vedere, comprarmi qualcosa. Vai, povera Elisa. Oh, guarda che sta arrivando, guarda. È il tuo ragazzo, eh? Marco? Sì. Marco! Ciao, amore. Un saluto anche al signor Luciano e alle sue statuine. Marco, ma te ne vai ancora in giro vestito da partigiano? Certo, se vado proprio fatti uno per l'altro, eh. Non volete rassegnarvi al fatto che... Siamo morti? No, caro signore, noi siamo vivi. Vivi! Se fossimo morti non saremmo qui a parlare, magari bisticciare. O amare. Non farci caso, Marco. Il mio adorato zio è fatto così. Ama restarsene chiuso qui, in questa casa, schiavo dei suoi fantasmi e del suo carattere ruvido. Ma è estremamente buono. Sara. I fantasmi, sì. I fantasmi siamo noi. Va, prendi pure la corriera per la città. Prova un posto vuoto, accomodati. E dopo qualche istante qualcuno siederà su di te. Perché tu non esisti, Sara. Nessuno di noi tre esiste più. Non ascoltarlo, Sara. Adesso verrò con te in città. Prenderemo la corriera. Ci siederemo in un caffè. Ordineremo una tazza di calcadè e poi mi fumerò una bella nazionale. Beh, che cos'è che mi fa tanto ridere? Ma niente. Anzi, mi fate tanta tenerezza. Il calcadè, le nazionali. Ma entrate in un bar. E guardate, i ragazzi come voi cosa bevono e fumano. Care le mie statuine, come farei senza di voi? Per restate qui in ordine, silenziose. E non pensate al calcadè, le nazionali. Basta, zio, adesso sei ingiusto. Io e Marco vogliamo solo goderci la nostra gioventù. Vogliamo ridere, giocare, divertirci. Se vuoi sprecare i plani migliori dietro queste statuine, fai pure. Accomodati, fammi prenderti, gioca di voi. Saletta. Andate pure in città. E poi raccontatemi com'è il mondo là fuori. Vorrei proprio sapere se ne è valsa la pena. Ma di che parlate, Luciano? Andate, divertitevi. Parlami d'amore. Signor Mariani? Sì, buongiorno, sono l'ingegner Draghi e sono nella casa. Sì, la capisco. Ma come gli ho già spiegato, l'asse della variante passerà proprio qui, in questa casa. E poi ci siamo già accordati per il prezzo. Sì,
va bene, ma mi tolgo una curiosità. Chi ha vissuto in questa casa che sembra disabitata da tanti anni? Ah, capisco. Cosa? Fucilati dai nazisti? Oh, quanto mi dispiace. E va bene, signor Mariani, sì, sì, d'accordo. Allora ci risentiamo non appena avrà inizio i lavori. Sì, va bene. Arrivederci, sì. Arrivederci, signor Mariani, arrivederci. Ma tu guarda questo, ha lasciato disabitata questa casa per più di 60 anni, attaccandosi ad una storia che nessuno ricorda più. E poi quanto ci ha fatto faticare per convincerlo. Oh, tu guarda quanto mi si è fatto tardi, se non mi sbrigo perdo anche la lezione di yoga. Gli occhi tuoi brillano, non c'è più argilla in quella maledetta cava. Niente argilla, niente statuine. Ma poi dove dovrai cuocere se neanche il forno esiste più? Che idiota. Sto parlando come se tutto fosse ancora reale. Come se le mie mani fossero ancora in grado di muoversi, stringere, creare. Evidentemente mi sto malando della stessa sindrome di Sara. L'illusione. L'illusione di poter ancora mordere l'aria. Assaporando tutto ciò che profuma di vita. Ah, e come va, ragazzi? Com'è andato il giro in città? Eh? È stata un'esperienza fantastica, da non crederci. Bene, bene, raccontatemi, sono tutto orecchio. Sì, il fatto è che... Non vedi che ci sta prendendo in giro? Lui sapeva tutto e aveva ragione. Siamo noi che stupidi. Ma no, no, Sara. Il fatto è che mi sono subito rassegnato. Purtroppo ho adattato a questa situazione di ombre. Mi sono rassegnato a vedere svanire con noi anche la speranza di cambiare tutto. Allora, perché siamo ancora qui? Sono trascorsi 70 anni, che significato ha tutto questo? E te l'ho detto, non lo so. Evidentemente il futuro di un morto è questo. Restarsene dove ha sempre vissuto, illudendosi che i giorni possano trascorrere come prima, che tutto sia rimasto come prima. Oggi ho rivisto la città dopo tanto tempo. Adesso sì, ho capito perché per tutti questi anni hai impedito che io ci ritornassi. Il mondo è diverso, la gente è diversa, come vive, come parla. Sì, ed è stato drammatico scoprire che... Che avevo ragione. Quella dittatura che abbiamo combattuto è ancora viva, in forme diverse, molto più subdole, che ti distruggono il cervello. Siamo entrati in un bar pieno di ragazzi come noi. Bevevano birra, ridevano, c'era tanta musica, ma in quegli occhi io ho visto anche tanta delusione. Disperazione. Nessuno sapeva che noi eravamo lì. Il linguaggio, le parole, tutto così diverso, lontano dal nostro mondo. Da quello che fu il nostro mondo, Sara, non lo dimenticare. Ma continuate, continuate pure. Poi siamo andati in Corso Tripoli, o meglio, in quello che una volta chiamavamo così. C'era un portoncino dove Sara e io ci baciavamo la sera prima che l'accompagnassi a casa. L'odore di muffa, misto al profumo delle rose che la signora del primo piano coltivava nel suo giardino, faceva da cornice a tutto l'amore che traspirava dalle nostre parole. Oh, Marco! E poi c'era un gatto meraviglioso, che sembrava uscire dal nulla e ci guardava con curiosità. Meo? Sì, Meo, l'avevamo chiamato così per questo piano lì in particolare. E lo signore del mondo? Ve la ricordate? Il profumo del vino si incanalava a una via ed eri ubriaco senza neanche avere bevuto un bicchiere. Sì, sì, il buono. E quante bestemmie da sotto quei baffoni quando il piccolo Arturo gli lanciava la palla nel negozio. La osteria esiste ancora, l'hai vista? No, purtroppo non c'è più. Al suo posto ora hanno aperto un negozio di ferramenta. Non c'è quasi più nulla, zio, di quello che abbiamo lasciato. Questo è un mondo diverso, diverso nell'anima. La solidarietà e l'amore sono scomparsi. Tutti corrono dietro a qualche cosa che non esiste, credendo che nulla sia la felicità. Diamine, quante cose avete visto e capito in così breve tempo, Zio, zio, ma questa volta mi stupisci in negativo. Il tempo per me non esiste, te lo sei dimenticato. Il giorno di un bimbo per noi può corrispondere a un minuto o un secolo. Chissà, quello che abbiamo visto oggi potrebbe essere il riassunto di 70 anni. Beh, forse è la conseguenza di ciò che non è stato. Oh, quante cose da scrivere nel mio diario! Sara, sarebbe...
fretta, ma lo vedi, ogni tanto ci ricadi. Tu credi di scrivere qualcosa, ma l'inchiostro non imprime nulla sulle pagine punte. Guarda. Ma guarda questa data, guarda. 7 maggio 1944. Sento ancora sulla pelle il calore del sole, di quel fantastico sole di primavera, proprio come oggi. Avevi il vestito a fiori blu e rossi che ti avevo regalato per il tuo compleanno. Non era proprio possibile resisterti, dolcissimo amore mio. Ancora smancerie, però abbiate pietà di me, prego. Poi il rombo di un motore, quel camion si stava avvicinando. Già, qualcuno aveva fatto la spia. I tedeschi vennero a colpo sicuro. Sì, e dopo aver preso voi prelevarono anche me. Dio, quanti pugni e bastonate ho preso quel giorno, ma dalla mia bocca non usciva sillaba. Mi sento ancora in colpa per avervi trascinato nel baratro delle mie idee. Non dovete sentirvi in colpa, Luciano. E poi, credere in un'idea, nella giustizia, nella libertà, ci dette allora la forza necessaria per sopportare tanta sofferenza. Anche a me fecero cose indicibili. Piangevo e urlavo, mentre loro ridevano ubriachi. Poi, tutti insieme, per l'ultima volta, fra le margherite da Rugiada di prima mattina. L'ultima volta, non direi, visto che siamo ancora qui, uniti come sempre, più di sempre. Quello che dice è bellissimo, Marco. Ma io sento che stavolta ci divideremo. Zio, ma che cosa sta dicendo? Io questa cosa non la voglio sentire, nemmeno per scherzo. Non lo ascoltare, Sara, il suo pessimismo è più forte di lui. Che senso avrebbe dividerci dopo tanto tempo? Evidentemente dal di là non è come ce l'immaginavamo. Forse... è la casa. La casa? Sì, questa casa. È questa casa che ci permette ancora di essere qui, di stare insieme. Non capisco, signor Luciano. Ma la nostra anima, forza, energia chiamata a colpare si è aggrappata alle pareti di questa casa come un naufrago nel tentativo di non affogare. E qui abbiamo riso, pianto, amato. Le nostre idee sono nate qui, il vostro amore è nato qui. Le nostre fantasie, i nostri progetti sono ancora qui. Dai, proviamo a cercarli, che magari sono sul tavolo, ecco. Oh no, in fondo a questo cassetto, guarda. Zio, quello che dici è bellissimo, ma è tremendo il tempo stesso. Ma tutto è ancora intatto, io non vedo pericoli. Perché pensate questo? Quando siete partiti per la città, sono andato sul prato e ho visto una donna uscire da questa casa e aveva le chiavi. E poi con uno strano aggeggio, non so bene, forse una macchina da scrivere, sembrava fare delle foto alla collina. Sì, ho visto che stanno costruendo qualcosa. È una strada, Sara. È una strada enorme, moderna, dove transiteranno tante automobili. Credo che tutto ciò si chiami progresso. Già, il progresso. Purtroppo non siamo riusciti a farne parte. E credi che questa sia una grande perdita, una lacuna. Per questo puoi stare tranquillo, Marco. Quella strada, ma che peso può avere per noi? Questa casa sarà demolita, distrutta. È un intraccio al cammino del progresso. No, io non ci credo, non voglio crederci. E noi? Dove andremo? Che fine faremo, signor Luciano? Ho paura, ho tanta paura. Ehi, che parolone. Non abbiamo avuto paura neanche di fronte al tutore d'esecuzione ed ora temiamo per il nostro futuro. Su, non fatemi ridere. Ma come fate a essere sempre così freddo? Vedi, Marco, io ho vissuto più di voi, ma non sono mai riuscito a innamorarmi del mondo. Della vita, sì. Che bella la vita. Ogni particella l'ho divorata, con voracità famelica, senza mai sentirmi sazio, appagato. Zio, ma perché proprio noi? Con noi e con voi se ne sono andati tantissimi anni. Non te lo dimenticare, mi sarebbe. Il signor Luciano ha ragione, ma secondo voi ne sarà passa la pena? Beh, anzitutto togli quel signore. Almeno di qua sono solo Luciano. Vedi, Marco, andarsene da 20 anni è illogico, ma viene a turno, e le ragioni non esistono. Ma il vostro cuore vi ha spinti a seguirmi e a farlo, no? E allora viva il cuore! Pensate che qualcosa sia comunque cambiato in meglio. Credete che la guerra sia servita a questo? Che le guerre servano a questo? A migliorare il mondo? La guerra è male puro, ragazzi. Credevamo che la nostra fosse l'ultima e che poi la terra si sarebbe trasformata nel paradiso terrestre.
Che idioti. No, idioti no. Solamente ingenui, ma onesti. Secondo voi arriverà il giorno in cui non si morirà più per una guerra? Ah, penso che prima sbarcheranno i marziani. Anche il denaro offuscherà la mente degli uomini, la guerra vivrà sovrana. Ve lo ripeto, la guerra è male puro, ragazzi, perché tutto ciò che alimenta certi pensieri e certe azioni è male puro. Avete ragione, Luciano. Sapete, ho notato anche un'altra cosa girando per la città. Sentiamo. Vedete, ci sono persone che posseggono tutto. Cose, oggetti superflui, e parlano come mai ci saremmo sognati di parlare noi. Può darsi che questa sia stata la nostra conquista, ma... Ma la felicità non esiste più. Nessuno crede più in se stesso, nessuno legge più il proprio cuore. E tanti, tanti cercano aiuto dove non è possibile trovarlo. E quindi regna la paura. Della vita, del futuro, Luciano. Quello che dici è bestemmia, per Dio. Ma la verità, zio, perché questa è la realtà che vive il mondo. Sì, Luciano, la gente vuole essere presa per mano, come un bimbo, ai primi passi, perché ha paura. E questo fa il gioco di chi ne dirige l'esistenza. Ma allora è stato tutto inutile. Inutile! Ma perché avete preso quell'autobus? Perché non siete rimasti qui a sussurrarmi frasi d'amore come se nulla fosse successo? Ve l'avevo detto, me lo sentivo. Ma non mi avete ascoltato? No, Luciano, forse è stato meglio così. Allora non capivo, ma ora il quadro è molto più chiaro. No, no, invece siamo stati degli stupidi. Sarebbe bastato mandarsi dall'altra parte, e adesso... E adesso cosa sarà? Adesso saremo più morti di quello che siamo. L'hai detto tu, no? E se non credi più in cose sensate, tanto più di se stessi. Ma avresti dovuto essere una del branco? Luciano ha ragione, amore mio. I rimpianti non servono a niente. Non servono da vivi, figuriamoci da morti. Avete ragione. Sono stata una stupida. Perdonatemi. È normale che tu reagisca in certi modi. I risultati non sono stati quelli che speravamo, ma... Ma in quel momento era la cosa più giusta da fare. Vi ricordate le gare di corsa campestre a cui partecipavamo per la festa della Madonna? E come non potrei, i disegni sulle mie gambe erano evidenti per tutto l'anno. Riuscivi a intrecciare i piedi in modo unico, pochi passi ed eri già a terra. I tuoi lamenti poi dovevo subirmi tutti io, però. C'era una frase che pronunciavamo prima di partire, una frase latina. Ad maiora. Ad maiora, sì sì, ad maiora. Ma il migliore eravate sempre voi, Luciano. La vostra grinta, la vostra voglia di vivere era un simbolo per tutti noi. Oh, ragazzi, la vita, la vita. Riusciremo più ad assaporarne quel gusto magico. Piacerebbe conoscerlo, sai. Sapere che se quelle teorie sono vere, e se qualcosa... Temo che tra poco la nostra curiosità verrà soddisfatta. Che vuoi dire, Marco? Guardate, guardate fuori. Il cambio della vita. La nostra avventura sta per concludersi definitivamente. Oh, amore, ho paura, ho tanta paura. E di che cosa, Sara? Non possiamo mica morire due volte. Quando avete vuotato la cantina, potete passare nelle camere da letto e poi caricate tutto quanto. Di seguito la cucina e infine qui, nel salotto. Oh, zio, zio, il tuo letto lo stanno prendendo! Corri, fermali, fermali! Allora, che dici, Sara? Li vogliamo fermare? Dai, allora, alleiamoci tutti contro gli invasori, almeno che scattiamo, Ma lo senti, Sara, ancora voglio di scherzare. Sono proprio curioso di sapere che cosa farà quando metteranno mano alle sue statuine. No, no, le statuine no. Questo non glielo permetterò mai. Appena toccheranno le statuine di Luciano, saranno dolori per tutti. Ecco, ci siamo. Ma sono bellissime. I lineamenti dei volti sembrano reali. Ma quale artista avrà mai creato simili capolavori? È lui! Sì, sì, sono decisa, le porterò a casa mia. Queste piccole meraviglie verranno via con me! Sì, ho qualcosa di te, allora vedrai! Qualcosa di noi, vedrà, Sara. Le mie fantasie sono cresciute di pari passo con il vostro amore, amicizia, idea. Siete sempre più grande, Luciano. Pronto? Ah, sì, signor Valentini, potete venire con le ruspe. Sì, sì, un attimo. Eh sì, fra una mezz'oretta potete venire, sì. E ci vediamo dopo. Arrivederci, Valentini. A dopo, a dopo.
Sì, sì, me la ricordo bene. Ecco, faceva così. Ma l'amore no, l'amore mio non può dissolversi con l'oro dei capelli. Finché vivo sarà vivo in me solo per te. Una giornata fantastica. Sembra quasi estate. Sì, è il cielo. Guardate il cielo. Non ho mai visto così azzurro, così intenso. Sembra quasi una presa in giro per noi che siamo in partenza. No, no. Forse ti stai sbagliando, sai. Il tuo diario, Sara, l'hai dimenticato in casa. Eccolo! Pensavi me ne fossi separata. È come una seconda pelle per me e nessuno lo leggerà mai. Ragazzi, ragazzi, il prato è pieno di fiumi. È così invitante. Per una bella corsa. Sì, sì, dai, prometto che questa volta le mie gambe non si trecceranno, eh. Va bene, va bene. Allora, a noi tre partiamo, eh. Uno, due. Ad maiore. Ad maiore. 3!